Ancora non ho capito perché mi hai portato qui. Ma come, non ti ricordi? Lo facevamo appena sposati. Passavo a prenderti al lavoro e venivamo qui a mangiarci un panino. Eravamo così felici. Altri tempi. I tempi possono tornare. Anche più belli di prima. Vieni con me. Giovanni è come ossessionato da quella donna, però è anche pieno di rancore perché l'ha tradito. E questo l'aiuterà a liberarsi di lei. Non lo so, Guido. Però al di là di Laura, quello che penso è che Giovanni non mi abbia mai amata. Ma come puoi dirlo? Mio figlio ti ha sempre voluto un gran bene. Ho riflettuto, sai, in ospedale, su quello che hai fatto. Beh, devo dirti che mi sento responsabile anche io. Non mi sono reso conto di quanto eri infelice. Ti devo dire una cosa. Quel mio tentativo di suicidio non era vero. Io non avevo nessuna intenzione di uccidermi. Oh. Sofia, Sofia. Certo che dovevi stare proprio male. Benzina e gasolio sempre più cari, disagi per chi piange. Continua l'emergenza rifiuti a Napoli. Il centro della città bloccato per un intero pomeriggio da manifestazioni di cittadini esasperati. La metà del cibo prodotto nel mondo non viene consumato e finisce in spazzatura. Secondo uno studio, 2 miliardi di tonnellate di alimenti. È proprio un bel bambino, lo sai. Grazie. La tua famiglia? Dov'è? Stai in Marocco. Sono 3 anni che non vedo. Mia madre non sa nemmeno che ho un figlio. Davvero? E perché non glielo dici? Con telefono non va bene. Fallo stare zitto. Fallo stare zitto che non sento. Smettila! Ma che stai facendo? Smettila di piangere! Tu fatti cazzi tuoi una buona volta ancora, non hai capito che qua si fa quello che dico io? Basta! Io non ti sopporto più! Fatemi uscire da qui! Fatemi uscire da questo posto! Cerca di abituarti, Melina, perché tanto passerai un sacco di anni qua dentro e quando uscirai sarai sfatta! Toglimi queste mani di dosso! È vecchio. Laura doveva comprarne uno nuovo. Non ce la faccio a pensare a chiusarli dentro. Senza aver fatto niente. Non riuscire proprio a stare al suo posto. Ma fai da lei. Adesso. E venga anche io con te. No, tu sei una Daniele. E che c'entra? Io la conosco. So quanto tiene a quel profumo e so che è innocente. Scusa. Lascia stare. So come ti senti.
Come stai? Beh, si sta meglio a casa. Lo so. Ma perché sei venuto? Ti avevo chiesto di non venire. Ti ho portato le due cose. E poi perché mi manchi. Anche tu. Mi mancano i tuoi rimproveri. Il tuo controllo. Ma tu ti comporti bene anche senza il mio controllo, vero? Come no? Bene. Sei soddisfatto? Tu e la tua famiglia di merda. State facendo con lei quello che avete fatto con mio padre! Ma io ti ammazzo, stronzo! Laura è innocente. Innocente! Non ho fatto niente. Un'occhiata al bilancio di questo mese. La situazione non è affatto quella che mi avevate descritto. Forse perché hai avuto un infarto? Ma non scherzare. Le entrate si sono più che dimezzate. Allora, intanto questa la prendo io. Ma è spenta. Senti, papà, tu non devi più pensare alla Danieli. Me ne occupo io. La responsabilità dell'azienda adesso è la mia, no? Sì, credo di sì. Oh. E te l'ho data io. Appunto. E ho fatto bene. Sapete cosa possiamo fare? Magari domani vengo con voi al lavoro, così posso rendermi conto personalmente. No, no, domani è meglio di no. Devo partire. Tu pensa soltanto a riposarti un po'. Ciao, papà. Ciao, Jackie. Saluta lo zio. Senti, papà, se vuoi ti accompagno io domani alla Danieli. Ah, ti ringrazio, però preferirei venire quando è tornato tuo fratello. Senti, ma dov'è che devi andare domani? Non lo so. Monsieur Fabien. La ringrazio per essere venuto. Cosa vuole da me? Un caffè, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Voglio sapere quali sono i suoi rapporti con Laura. Professionali o... Entrambi. Dopo quanto è successo alla Danieli, dovrebbe avere cose più importanti a cui pensare che non i rapporti della sua donna. Comunque non sono affari suoi. Laura le ha mandato una mail. E cos'è, geloso? O non si fida più di Laura? Le consiglio di dirmi come stanno le cose. Se Laura è coinvolta nel sabotaggio, è coinvolto anche lei. Ma ancora con questa storia.
Ma io non ho fatto niente, non so niente, non me ne frega niente della Danieli. Anche la polizia è venuta a chiedermi di questa mail. Beh, nel mio computer non c'è, non l'ho ricevuta, e se l'avessi ricevuta avrei preso Laura per pazza. Ma voi due... Ah, ecco, sia sincero. Lei è qui solo per chiedermi se io e Laura abbiamo una relazione, così? Ma sa cosa le dico? Lei non se la merita una come Laura. Se io avessi avuto la fortuna di avere una donna come lei, certo non sarei stato così stupido da farmela scappare. Ora mi lasci in pace, per favore. Torno in Italia. Monsieur, votre café? Che volevano quelli? Boh, conoscermi. Hai detto che sono amici tuoi. Senti, è meglio se per un paio te non ci vediamo. Tu non mi cercare, quando posso ti cerco io. E io intanto che faccio? Esco con un altro? Ma non dire cazzate. Perché non mi vuoi più vedere? Che t'ho fatto? Niente. E allora perché? Vieni, andiamo da me. No! Dimmi la verità adesso. Cos'è, è un'altra? Non ho nessun'altra. Ti ho solo chiesto di non vederci per un po'. Se non mi dici cosa succede, il per un po' diventa mai più. Flavia, dai. Sei sicuro di voler rinunciare a me? Sai che ti dico? Chi se ne frega? I ragazzi migliori di te ne trovo quanto mi pare. Come stai? Cosa sei venuto a fare? Io... lo so che ho sbagliato a reagire in quel modo. Ma che cosa avrei dovuto fare? Davanti a quella mail. Chiunque altro avrebbe reagito. Chiunque altro o non tu. Ma come hai potuto credere che ti ingannassi? Io ero geloso, Laura. E il pensiero di te con Fabien, che mi tradissi con lui. Ho dovuto parlarci per capire quanto idiota sono stato. Hai dovuto parlare con Fabien? Per decidere se credermi o meno. No. È proprio parlando con lui. Senti, noi due abbiamo chiuso. Non abbiamo più niente da dirci. Ho finito. Laura, ti giuro, ascoltami. Ti prego, non te ne andare. Aspetta.